C'è un punto prima che abbiamo un po' saltato, che è importantissimo che si rifà questo. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. E questo sapete che appena dopo quel punto lì della reincarnazione, della reincarnazione. Guardate cosa risponde. Guardate cosa risponde. Dice, beh, la prossima vita. Dice, guarda, guarda che dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Adesso, finché è giorno, adesso. Adesso dobbiamo fare quelle opere. Poi viene la notte e nessuno può più operare. Immaginate di trovarvi di là, improvvisamente di trovarvi di là, no? Lei che ci andrà per prima ci spiegherà come si sta di là. Arrivate di là, sì, quelli che non c'era stamattina ti guardano come se fossi di là. No, perché stamattina. Sì, vabbè, dai, vai, certo, poi vi spiegheremo più avanti. Immaginate di arrivare di là, no? Che arrivare di là significa lasciare questo involucro fisico e di arrivare di là. E quali saranno le prime sensazioni, o se no le prime e le seconde, cioè guardando la vostra esistenza? Probabilmente vi accorgerete di aver passato il 90, il 99% dell'esistenza a correre dietro degli aspetti, delle cose che non sono poi così importanti, lo vedete? Però dovete immaginarvi di là, perché di qua sembra tutto importantissimo. Guai, Guardatevi di là, senza un corpo fisico, non so che figura avete, non lo so, ma. Sicuramente senza il corpo fisico, senza la televisione, senza l'automobile, senza il conto in banca, senza cosmetici. Niente. Perché? Cioè, se dovessimo trovarci di là ancora, cioè, appena arriviamo di là, dice, vuoi comprare un tappeto, cioè, anche di là, cioè, no, appena ho fatto già una vita di là, cioè, non è che mi vuol vendere un videoregistratore. Di là ci saranno altre cose, si faranno altre cose, no? Però indubbiamente tante cose ci renderemo quasi immediatamente conto che abbiamo un'importanza estremamente relativa. Se noi vogliamo guardare un po' la nostra vita, così colpo d'occhio durante la nostra giornata, diciamo quante cose facciamo che sono fine a se stessa. Cioè, importanti, magari andiamo a lavorare, andiamo a mangiare, per carità, sono cose importanti, però sono un po' fine a se stesse. E se noi dovessimo dire, se noi dovessimo guardare la nostra esistenza, come se fosse proprio un quadro, ecco. Sarebbe divertente fare questa. Questa è la cornice. Un quadro, la nostra vita è un quadro. Cosa dipingeremo in quel quadro? Quali colori noi metteremo in quel quadro? Cosa metteremo? Adesso vi faccio vedere. Allora. Ho lavorato 45 anni all'Olivetti. Non so come disegnare. Fatto il tifo per la Juventus per 35 anni. Ho votato per Andreotti per 47 anni. Insomma, vabbè, insomma, fate un quadro così e poi vedete un po'. Ho usato nero, grigio. Mi sono incazzato per 22 anni e 4 mesi. Sapete come nei fumetti, no? Cioè, ci sono quelle cose, quando gli dà la botta in testa a uno che si vedono delle cose tipo così, no? Cioè, sapete, tipo i teschi, tipo cioè, quelle cose, le stelline, no? Le stelline nere, tutto ciò. Allora, il quadro della mia vita, qui mi sono incazzato, qui ho divorziato, qui ho maledetto qualcuno, qui non ho pagato i debiti, qui. Questo è il quadro dell'esistenza. E queste cose, indubbiamente, lì a San Pietro diremo, senti, non mi puoi rimettere i miei debiti come io li ho rimessi. Non li ho rimessi, cioè. Dice, non ho rimesso un tubo di niente a nessuno, però, dato che qua siete tanto misericordiosi, non volete lo stesso. Sì, lo so, ho speso il 99% della mia vita a fare delle scemenze senza senso, però, ecco il però, ecco dove è importante. Però,
là. Oh, però, cioè, allora, quando avevo 5 anni ho amato tanto il mio cagnolino. C'è un bel sole, penso un po' i colori, invece i raggi del sole, il sole che nasce. Quando ho avuto 15 anni mi sono innamorato della mia compagna di scuola, bravo, bravo. Ci voleva dei colori, un bel verdino, non ce li ho. Beh, immaginate che ognuno di voi faccia il suo quadro, no? Ora, indubbiamente, capite cosa voglio dire? Che il nostro quadro sarà ciò che noi abbiamo amato, i nostri momenti di amore, i nostri momenti di compassione, di affetto, lo vedete o no? Non è che vi faccio fare un lavoro di un esercizio di immaginazione così strano, strampalato, insomma, cioè cosa cavolo vogliamo fare su questo pianeta? È perché quei momenti di amore, di tenerezza sono talmente belli che di per sé cancellano anni e anni di magari di traversie, di preoccupazioni, sono così belli quei momenti, sono così colorati, così dolci, questo è il senso dell'esistenza, eh? Allora, dov'è che ci si può riempire d'amore? Dov'è che ci si può riempire di tenerezza? Se non, il posto migliore qual è? Non è forse il posto dove questi valori sembrano non esistere? Quando siamo di là, che c'è San Pietro con un sorriso così, dice, qui ci vogliamo tutti bene, che noia mortale, per tutti bene. Proprio nessuno, no? Siamo in paradiso, nessuno, tutti ci vanno tutti bene. Dice, ma io, San Pietro, abbi pazienza, insomma, ho vissuto 80 anni, ho amato 3 minuti. Dice, vuoi dire che mi sono sbagliato? Guarda, dice, potevi lavorare, tanto che era giovane. Quando era il tuo momento, là potevi lavorare. Ma dai, diremo San Pietro, ma dai, ma vuoi vedere? Dice, ho perso tutta la mia vita a lamentarmi proprio delle cose migliori che avevo a disposizione. Ho passato tutta la vita a lamentarmi perché ero in un posto dove non c'era amore, quando in realtà ho scelto di andare in quel posto proprio perché era amore. Non è così evidente. Ho scelto di nascere in un posto dove sono cieco all'amore per vedere ciò che c'è dietro le apparenze. E questo è il pianeta ideale. Ecco cosa vuol dire lui. Lavoriamo, facciamo le opere sue qua, mica di là, di là, di là. Più nessuno si incazza, non c'è motivo. Le cose si incazzano, non vi ruba niente nessuno, nessuno può rubarvi niente. Nessuno vi può dire niente di male, se no non sarebbe il paradiso. Niente, non si può fare niente di là. Si sta bene, per carità, si sta bene, si suona, cioè si gioca a miliardino. Il tempo ce n'è, poi è anche la dimensione temporale a flipper, cioè, non c'è bisogno di monetine, cioè si gioca, si fa tutti insieme, bello. Tra l'altro sapete che là non c'è neanche il sesso, quindi parlavamo un po' tanto che mangiavamo lì. Cioè dice, qui niente. No, perché ho detto tutta parola di là. Fumare non ci sono tabaccare. Bere, nel senso di grappa, non ci sono rivendite. C'è un'altra cosa. Si fa, perché di là sembra che non si possa fare, no? Te lo dice la Giuseppe, che lo dice, l'abbiamo visto l'altra volta, no? Quando parla della Dio. Vabbè, insomma, ne abbiamo già parlato di questo. Però si gioca miliardino, non so cosa si faccia. E allora quando noi saremo di là e guarderemo questa nostra vita, diremo, ma guarda, era lì che io potevo lavorare, guardi qua, è lì che nasce sto cavolo di reincarnazione, perché uno che era pistola di qua si trova ancora più pistola di là, dice, ma guarda un po', cioè, che sembra una condanna sta cosa, dice, la reincarnazione. Io adesso è un periodo che incontro delle persone, questa reincarnazione, dice, guardo negli occhi, dice, è la mia ultima incarnazione. Chi te l'ha detto? La mia ultima incarnazione. Ma io da un certo punto di vista spero che sia la prima. Cioè dipende un po' da...
la mia ultima incarnazione. Dopo dove vai? Ah, non lo so, però vado. Su Sirio. Su Sirio. La mia ultima incarnazione. Ma allora, quando vedete istantaneamente, se proprio non siete, proprio se guardate proprio la vostra vita, guardate e dite, guardate tutte quelle macchie nere, boh, basta, va bene. Vi restano dei colori, poi tirate via tutte queste cose, 30 anni di maldicenza, 40 anni di... tirate via tutto questo, poi alla fine appaiono questi colori, questi soli, queste colori pastello vostri. Dice, ma guarda, quel minuto di tenerezza che ho avuto nei confronti di quell'animale, guarda un po' come mi può dare gioia adesso, come valeva la pena di vivere per quel minuto, come valeva la pena, proprio come qualitativamente certe esperienze fossero importanti. Di là non lo potete più fare, perché sarà scontato. È di qui invece dove non è scontato, e è proprio quello il bello dell'esistenza, è che non è scontato, è che l'amore c'è, ma non è scontato. Quanto amore c'è qua dentro? 6 tonnellate. O no, qua dentro non c'è amore, cioè dice l'amore lo trovo solo quando vado al canile, vabbè, se al canile ce n'è un tot. Qui non ce n'è, perché gli esseri umani, adesso questa è una anche questa. Capite che, insomma, il nostro lavoro doveva essere la guerra e le banalità. Una delle altre banalità terrificanti è gli animali sono migliori degli uomini. Questo è terrificante, vabbè, ma oggi non ne parliamo. Terrificante. Ma questi momenti di tenerezza, questi momenti di amore che sono onnipresenti, sono adesso. Adesso c'è tanto amore da buttare via qua dentro. Tanta gioia, tanto amore da tonnellate, valanghe, tonnellate. Allora, non è così evidente, bene, non è così evidente, ma perché passare tutta la vita a lamentarsi del fatto che non sia evidente? Quando è proprio questo che rende divertente la cosa. E infatti cosa diceva lui nel manuale? Diceva, amate i vostri nemici. E gli altri, gli apostoli. Non ha senso per noi sta frase qua dentro, è una frase non ha senso, però noi cerchiamo l'aspetto razionale, cioè voglio capire l'aspetto razionale. Ha detto così perché non conosceva mia suocera, di solito ha detto così, ma se avesse conosciuto mia suocera non avrebbe detto quello che dice, amate i vostri nemici, perché è facile amare coloro che vi danno quello che volete, vi dicono quello che volete. Dovete amare i vostri nemici. Cosa vuol dire con questa frase? Sembra tanto complicata, di una semplicità estrema. Perché dobbiamo scoprire l'amore dove sembra che non ci sia. Vedete? Più la situazione è pesante e più l'amore è lì che fa capolino. È lì. Da chi dipende vederlo? A questo livello noi pensiamo che dipende dall'esterno. Dice gli altri sono cattivi con me, se gli altri mi volessero più bene... Se io vorrei amare il mio prossimo come me stesso, ma è il mio prossimo che non mi ama me come se stesso. Se tutti facessero così, anch'io amerei il prossimo. Però io quando ho provato ad amare il mio prossimo come se stesso, me l'ha messo in quel posto. Questa è la mentalità nostra. E quindi cosa fanno? Uno prova ad aprirsi, si sente fregato e si chiude. Poi arriverà di là, dice, sai San Pietro? Li ho fregati tutti quelli. Perché ho provato ad amare, non l'hanno voluto, non gli ho più dato niente, non ho più amato nessuno, non se lo meritano quei biforchi. E allora San Pietro con tanto amore ci guarderà, bene, ritorna giù che... Guarda che non hai capito. Non hai capito bene, cioè ti sei messo dalla parte un po', cioè, non hai capito bene. E ogni tanto Gesù dice, forse non avete compreso. Cioè, questi qua fanno gli interventi fuori di testa e dice, forse c'è qualcosa che mi sfugge. Perché non è possibile. Ma perché cavolo vi devo dire, amate i vostri nemici, non è perché vi insegno a diventare delle mezze seghe, che quando avete davanti qualcuno dovete, sì ti amo però... Lui non dice, non voglio fare di voi delle mezze steghe. Lui dice, io voglio fare di voi degli esseri più grandi ancora di me. Attraverso la forza straordinaria dell'amore. Questo voglio fare. Voglio che voi siate un tutt'uno con me, come io lo sono col Padre.
Allora, lavorate quando è giorno, lavorate adesso. Dice, ma faccio fatica perché in ufficio me ne dicono. Ma è proprio perché te ne dicono che è lì che devi lavorare. Eh sì, ma vorrei vedere te. Allora, noi ci ritroviamo di là un certo giorno, vero? Ci troviamo di là e guardiamo la nostra vita. E allora a quel punto avremo gli occhi sbarrati e diremo, ma guarda un po', quanto amore avrei potuto tirare fuori e quando invece, quante volte invece mi sono chiuso, quante volte non l'ho fatto. E vi assicuro che il fatto che voi siate reincarnazionisti o no, cioè che vi troviate di là, dici tu eri reincarnazionista, io no, io sì, io no. Ah, io sì però, ah, io no, ma io di più. Io sono reincarnazionista, chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma guardatevi un po'. Adesso, è come dire, da di là io sono ricco, sono povero, cioè, cosa sei? Niente. Non sono valori che non sono legati a qualcosa di estremamente... Niente, non sono niente. Cosa dice sempre il manuale? Là dove è il vostro cuore, lì è il vostro tesoro. E allora, cosa cavolo è questo cuore? A parte quell'affare che fa pum pum pum, e oltre a quello, il cuore cos'è? Non sentite che vi si apre il cuore quando amate, quando provate tenerezza, quando provate simpatia, amicizia, non sentite che vi si apre il cuore? Non è una sensazione di questo tipo? Non vi toglie dalle ansie, dai pesi, l'amore di per sé non ve le toglie. Guardate l'inizio stamattina, diceva, peccato, lui e i suoi genitori, vedete? Questa ansia di dire, giustamente anche nella sua domanda, dice, ma io la domanda la capisco, dice, peccato lui e i suoi genitori, ma la risposta non la capisco tanto. Perché questo? Perché? Perché noi ci autocondanniamo a essere in ansia. Avrà ragione questo o avrà ragione quell'altro? Avrà ragione l'Oriente a dire che è o l'Occidente? Quanti anni si possono passare su queste cose? Tutta la vita, dice, ci aveva ragione lui, ci aveva ragione l'altro. Chissà quante reincarnazioni, chissà quante poche. Si può fare, per anni si può andare avanti così. Ma è un'altra cosa, la risposta è un'altra. La risposta è una risposta verticale, affinché si compiano le opere del Padre, dice lavorate adesso, non occupatevi di queste scemenze. Continuamente dice, non occupatevi di queste cose, occupatevi delle cose del Padre vostro. Allora, guardiamo questo pianeta. Come lo vediamo? Indubbiamente è il pianeta con la più alta percentuale di rompivalle dell'universo. Parlavo proprio qualche giorno fa con una persona che non fa il lavoro, fa un lavoro così, e diceva io ho uno strano, non è karma, ma cosa dire? Cioè, i rompiscatole vengono tutti da me. Cioè, ho detto, che fortuna. Vai, dice, come che fortuna? Li attiro, non so perché, è un negozio, questo, ognuno che passa, passa 10 persone normali, non entrano, arrivano piscatole direttamente da me. E gli dico, che strano, io non conosco nessuno piscatolo, non ne conosco uno. E dice, guarda, ci penso io, presentatelo. Adesso dobbiamo andare avanti nel discorso, perché abbiamo appena cominciato, no? Perché lui mi guardava come per dire... La cambio io la vita che... Cioè, nel senso che... Ti aggiusto io, perché tu non ne conosci, no? E ho provato a fargli così sospettare che il fatto che lui attirasse certe persone fosse dovuto probabilmente a qualcosa che... ma non c'è stato verso. Allora adesso la seconda fase è quella che lui mi presenta i peggiori che erano nel suo negozio e io mi troverò confrontato con questi esseri qua e vedrò, poi vi racconterò, non so, può darsi che li trovi rompiscatole anch'io. Ma indubbiamente, stando a quello che dice la gente normalmente, dice, perché sono capitato su questo pianeta? Io, bravo, onesto, intelligente, bello, desideroso di amare, tutto, sono capitato in mezzo ai disgraziati che nessuno ne vuole sapere. Anzi, non solo, ma ogni volta che io voglio amare, guarda, sapessi, guarda, rendiamo così innamorato mio fidanzato, mi ha tradito. Quindi adesso non amerò più.
Accidenti, tutto lì, il livello del nostro amore, tutto lì. Cioè, amiamo qualcuno, però l'altro deve... Ti amo! Bravo, ti amo ancora. Non ti amo più! Mi hai tradito, io mi aspettavo che fossi... Tutto lì, il livello del nostro amore, noi, il nostro livello, il nostro amore crolla. Alla prima, cioè, niente, ma non si dice neanche salto ostacoli, cioè proprio. Niente, qua! Come duro vivere! A livello del nostro amore, così, guarda, mi ha detto, amavo la mia migliore amica, poi mi ha detto che. Il mio fidanzato. Lei era antipatico, allora non le voglio più bene perché la mia amica, la mia migliore amica mi deve portare, poi io l'ho aiutata tante volte, questa frase ho sentito migliaia di volte, io l'ho aiutata tante volte, una volta che avevo bisogno io non mi ha mica aiutato, guarda non la saluto più, porco cane, il nostro amore, vedete, c'è l'amore, quanto amore ti do, te ne do 10 grammi se tu in cambio me ne dai 10 dei tuoi, se no te lo do. Accidenti. La cosa più bella su questo pianeta è proprio il contrario. Il contrario, ma non è una cosa filosofica, è una cosa anche così divertente. Da chi dipende dare amore? Da noi. Questo possiamo essere certi. Riceverne è un incognito. E invece noi basiamo tutta la nostra vita sull'opposto. Vogliamo ricevere amore e darne se è il caso. Questo significa lavorate tanto che giorno, è proprio il contrario, è proprio il contrario. Non veniamo su questo pianeta per essere amati. C'è forse una parola qua dentro che dice siete venuti qua per essere amati. Anzi, alla fine dice siete venuti qua per essere giudicati. Per amare, non per essere amati. Per amare. È così semplice. Non c'è una sola parola di dire siete venuti qua, no. È di là che andate, se mai, per essere amati, andate in paradiso, non so dove andate, andate dove volete, andate nel nirvana, andate dove volete, perché anche lì dice, io vado in paradiso, no, no, io vado nel nirvana, vabbè. Si possono passare degli anni, dice, non gli parlo più perché lui crede ancora, crede ancora a paradiso. Io ci credevo quando ero bambino in paradiso, adesso sono grande e credo al nirvana. Allora, a posto. Si troveranno allo stesso posto e diranno sulla porta chi sta facendo. Senza cosa c'era scritto, perché si incazzeranno più di là, perché magari c'è scritto chissà che cosa. Allora, non siamo venuti qua, e guardate che il succo di questo libro è tutto questo, cioè non lo si capisce e non lo si vive, per il semplice fatto che abbiamo diverse visioni di fondo completamente false. La più importante è forse questa. Beh, più importante è quello di credersi in grado di vedere. Chi sono i ciechi? Noi. Quelli che sono arrivati oggi? Sono... Chi sono i ciechi? Chi sono i ciechi? Noi. Questa è la proprio la più, questa è la più... Ma la seconda, forse altrettanto forte, è questa. È avere la strana idea che tanti di voi hanno. Io non riesco a capire dove l'hanno presa. Io non so chi gliel'ha insegnata. Cioè che quello che sono venuti su questo pianeta per essere amati. Io non so chi ve l'abbia mai detto. Buddha non l'ha mica mai detto. Potete cambiare le religioni che volete, ma non ve lo dice nessuno. Nessuno ve l'ha detto. Siete venuti su questo pianeta per essere amati, ma chi ve l'ha detto? La mamma? Ma chi? Cioè, non ce l'ha mai detto nessuno. Eppure viviamo costantemente con quella cosa lì che andiamo in giro a cercare amore come se fossimo dei mendicanti, vedete? Dei ciechi mendicanti. Cioè, amami, ti prego. Amami, ti prego. Amami, ti prego. E l'altro dirà no. E l'altro dirà no. Perché quando andiamo in giro a mendicare non riceveremo niente. Fortunatamente l'altro ci dice no. Perché ci dice no? Ci dice no perché non dobbiamo essere amati da lui, ma dobbiamo amare noi. Questa è l'unica cosa che siamo venuti a fare. Allora, fino a che abbiamo l'idea che dobbiamo essere amati, gli altri ci dicono di no. Il paradosso, vedete? Il paradosso. Il salto. Quando voi amate, tutti vi amano. Dio, che meraviglia. Non so se vedete il paradosso. Andate in giro a cercare amore, dato che è fuori legge, andate in giro a cercare amore, ricevere amore fuori legge. Avete capito? È fuori legge.
Cosa vuol dire? Allora io vado da lei. Dico, dammi amore, ti prego, un po' d'amore. Lei? Speriamo che mi dica di no. Io ti dico di sì. Sì, lo so. No, è giusto. Dice di sì, ma speriamo che mi dica di no. Perché? Perché il lavoro mio non è quello di andare in giro a ricevere amore che gli altri me lo danno. Non è quello. Il mio lavoro è quello di dare amore. Allora, fino a quando sono preso da questa trappola, incontrerò delle persone... Che adesso lei mi dice di sì, ma dovessimo coabitare, magari, non lo so. Si può provare, su un po' di... Vabbè, parliamo. Vedete perché i fidanzati vi dicono di no? Dice, mi ha fatto arrabbiare, mi ha fatto soffrire, mi ha fatto soffrire, è una benedizione. Insomma, io non lo so, ma è così semplice. È così maledettamente semplice. L'altro ci fa soffrire perché? Perché se noi abbiamo dato 50 di amore, dobbiamo darne 60. Ecco quale deve essere la nostra vendetta nei confronti del mondo. Ti amo, tu non mi vuoi? Te l'ho dato troppo poco. Troppo poco, perché quando aumentate la qualità del vostro amore, succede. Cosa succede? Cosa succede? Quando il vostro cuore è aperto all'amore, cosa scoprite? Meraviglioso. Che il mondo vi ama, che l'esistenza vi ama, che il padre si occupa di voi. Cosa che è, a livello basso, il padre che si occupa di noi, bruttissimo. Bellissimo. Perché vi affannate quando... Sapete che il padre mio si occupa degli uccellini? Non gli fa mancare niente da mangiare, tutto a posto. Quanto più per voi, dice Gesù con tutta questa tenerezza, quanto più per voi, o teste di cavolo, dice, quanto più per voi che siete figli suoi, quanto più per voi. Perché vi preoccupate? Da dove arrivano le preoccupazioni? Tutte da questa mancanza di amore. Basta. Infatti. Allora, se si può dare un aspetto pratico a questo discorso qua, cos'è l'aspetto pratico? Ogni volta che vi sentite giù perché qualcuno non vi ama, perché qualcuno non vi considera, perché qualcuno vi ha detto qualcosa, quelle sono le sue frasi. Lavorate adesso, tanto che giorno, che poi viene la notte, e basta. Vedete? Cosa vuol dire il giorno? È quello lì proprio. Voi cercate di amare e l'altro oppone resistenza. Benedetto sia colui che oppone resistenza. Mi piace stare fuori bene. Benedetto colui che oppone resistenza. Perché se non opponesse resistenza, non potremmo aumentare. Quanto amore abbiamo dentro? 50? Possiamo arrivare a 1 milione. Possiamo arrivare a 1 milione. Allora noi abbiamo, già non abbiamo neanche con 50. Alle persone ne diamo 10, perché non si sa mai. Non si sa mai se poi gli dico che lo amo, poi magari pensa che invece io... Cioè già non diamo neanche 50, no? E diamo addirittura anche quei cagnolini, no? Neanche loro 50, no? Sempre con riserve, si sa mai. Sa mai che poi do la mano, mi morsica. Cioè abbiamo tutte queste riserve, neanche questo 50 diamo. E quando diamo anche il 10 o il 20, cosa succede? Che l'altro fuori ci frega. Fortunatamente. Fortunatamente ci frega. Perché così noi dobbiamo imparare che questo 20% non basta. E allora la prossima volta ci metteremo il 30%. Questa è la mia vendetta, è la vendetta. Non vuoi? Non mi vuoi? Ti amo di più. Pazzesco. No, non mi guarda, parli male di me? Ti amo di più, di più. Paradossalmente, quando si arriva a un certo livello, scompaiono le ansie, guardate il mondo e vedete il mondo che vi ama. Incredibile. Per cui tutti non piscano e entrano nel suo negozio, quello là. E a voi non entrano più. O se entrano non li vedete più come tale. Non esiste più l'inimicizia, vedete? Vedete come potete voi risolvere i problemi esistenziali, che non viene questa cosa dall'esterno. Lo capite che fino a quando aspettate che qualcuno faccia qualcosa all'esterno non lo farà mai? Mai! Questo è il pianeta dove è così proprio, così proprio. Ama il prossimo tuo come te stesso, è così, è così. Ci saranno anche altri pianeti organizzati in modo diverso, non so cosa dirvi. Questo è così. È lì, ti dice, lavora adesso tanto che giorno, lì. Guarda, adesso, fai l'opera del padre adesso. Ascolta quello che ho da dirti, guarda quello che ho da dirti, senti, cerca di vedere con gli occhi, guarda,
Per cosa ti affanni? Per quali sono le cose per cui ti affanni? Occupati delle cose del Padre, tutto il resto ti verrà dato in più. Ed è assolutamente così. Perché lì dove è il tuo cuore, lì è il tuo tesoro. Lì dove tu ti riempi d'amore, lì hai tutto. Hai tutto, possiedi assolutamente tutto, non hai più bisogno di niente. Allora, bene, è normale che uno voglia essere amato, bene, che ci sia questo desiderio, ok? Ogni tanto qualcuno dice sì, però amare, ma insomma non ricevere mai niente. Boh, volete ricevere qualcosa? Perché accontentarvi di tanto così? Perché accontentarvi di tanto così? Per me, perché mendicare amore per ricevere da qualche parte tanto così? Quando lo potete ricevere tutto. Ne volete solo un pezzettino o lo volete tutto? Se lo volete tutto, è semplice, è semplice. Allora, smettete di maledire chi rappresenta un ostacolo. Perché è proprio quell'ostacolo che fa in modo che il vostro amore da 50 arrivi a 60, a 70. È proprio quell'ostacolo. Se no saremmo in un mondo di bambi, quelli che sono andati su Sirio. Sapete che hanno preso l'astronave e sono andati su Sirio. Cos'è? Per fare? Sono andati su Sirio, adesso sono su Sirio. Sono su Sirio, adesso sono su Sirio. Su Sirio, Sirio è un posto strano. Sto inventando, magari dice, è matto. Sto scherzando, lui dice, ah, ma lui è matto come quelli là. No, sto immaginando, Sirio è un posto strano. Sono belli, vestiti tutti azzurri. E quando arrivate là, vi fanno un gran sorriso, finalmente sei arrivato su Sirio. Cioè, che bello, era tanto che volevo arrivare su Sirio. Cosa si fa qui? Beh, si passeggia. Dove? Cosa succede su questo pianeta? No, ma cioè, cose negative non ce ne sono su questo pianeta. Se vogliamo tutti bene, benvenuti su Sirio. E cominciate a passeggiare, dice, che bello. Sì, che bello che si passeggia su Sirio. Finalmente ho trovato un pianeta che mi merita. Quando sorrido, gli altri mi sorridono.